Parliamo ancora di musica prima di ascoltarla e anche questa sera siamo in vena di confidenze con Mango. Ciao. Ciao. Come va? Bene. Tu stai bene? Benissimo. Abbiamo avuto un po' di paura che hai detto ti sentivi poco bene questa no, mattina. No, tutto no. Perfetto. Niente di... Senti Mango, io vorrei parlare oggi con te questa sera un pochino proprio di come nascono le canzoni, da dove parte l'ispirazione. Innanzitutto, è vero che tu componi soltanto nella tua stanza, della tua casa natale a Lago Negro? Come fai a sapere tutte queste cose? Questa è una voce che mi è arrivata, c'era un'amica ieri nel passaggio. No, è verissimo, io anzi ho sempre lavorato, ho sempre composto a casa mia, nella mia stanzetta, così dove ho un po' di attrezzature, ho un pianoforte, vari registratori, tastiere, eccetera, dove appunto lavoro con molta tranquillità. Quindi tu hai allestito un piccolo studio all'interno proprio del centro storico di Lago Negro, quindi sì. Casa con il cotto per terra, queste cose. No, qui. Non esageriamo, c'è un po' di moquette anziché il cotto. Senti, e il paese, adesso che tu sei diventato famoso, come ti vive? Qual è il tuo rapporto con il paese? E soprattutto, sono mai arrivate delle proteste perché tu magari suoni, provi di notte alle 4, alle 5 del mattino? Sì, le proteste sì, perché faccio praticamente delle cose tremende alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, così magari suono con i volumi un po' esasperati, ecco, esasperanti per gli altri, quelli che stanno vicino. Comunque niente, sono tutti, devo dire, molto gentili, così, protestano un pochino, però con il sorriso, quindi non è una cosa grave. Senti, torniamo all'ispirazione, a come nasce una canzone. Sì. Quali sono le emozioni, il clima che tu devi avere, che devi ritrovare, i luoghi che ti servono per poter far nascere una canzone? Intanto io devo essere a casa mia. Dove? Vogliamo fare un esperimento? Sì. Facciamo finta che sei a casa tua. Ecco, ti faccio vedere. Tu hai un pianoforte così. L'orario non è una cosa importante, può essere le 3 del mattino, le 4, le 5 del pomeriggio. Ah, anche del pomeriggio, sì, non sì, solo sì, la no, notte. Assolutamente. Senti, ma se tu fossi a Milano perché ti verrebbe qualcosa? Sai che non ci ho mai provato, non lo so, ma non credo però, perché ho bisogno appunto di ritrovare questa situazione mia, ecco. Queste pareti domestiche. Allora, facciamo allora niente, pensare. Io mi metto al pianoforte, praticamente pure attacco i registratori, subito, e comincio a lavorare su delle armonie, su delle cose, tipo questa per esempio. Improvvisare con la voce, tipo così. Poi sono sicuro di una cosa, quando l'ho praticamente fissata sui registratori, dopo essere chiaramente convinto, allora poi vado avanti. Beh, e fantastico. Si lavora poi sul testo insieme ad Alberto. Io ti ringrazio moltissimo di tutto averci qui. Fatto toccare con mano quello che è proprio il momento, il primo momento di una canzone. Adesso insieme ai tuoi musicisti che cosa ci fai ascoltare? Allora, insieme al mio gruppo, che poi in un'altra occasione, magari domani lo presentiamo. Beh, anche sì. Il nostro gruppo, no? Facciamo ascoltare il brano d'apertura del mio LP che si chiama Odissea. Odissea, ti vai a preparare? Ciao. Allora, Italia Sera, dal vivo, in diretta ovviamente, è Mango con Odissea. Yeah.
vedo a un'ideologia. Però mi gioco la vita. Oh, oh, oh. E anche di più se ci sei. Io non so chi sei e quanti nomi avrai, ma grida se lo vuoi, così ti seguirò dove vuoi. Io non so chi sei e quanti nomi avrai, ma il tempo è un odissea e già cresce la marea come noi. Vedo che hai imparato a usare il microfono alla fine. Bravissima. Vogliamo presentarli oggi questi musicisti? Anticipare i tempi, sono veramente bravi. Molto bravi. Allora, cominciamo da Siro Merlo alle tastiere. Bravo. Fabio Maggioni al basso. Là dietro c'è... Scendo. Alla batteria. Gian Paolo, scusami. Petrini. Scusatemi. Posso chiedere a Gian Paolo, c'è una curiosità, anche per i telespettatori, bisogna conoscere poi dietro le quinte, abbiamo 3 secondi, stavolta vale la pena. C'è un microfono posato sopra un cuscino, vedere. C'è dentro un cuscino, dentro la batteria, pensate, si vede. Ma perché questo? Per attutire il suono, perché ecco laggiù non ci arriva il microfono, quindi abbiamo anche chiarito questo dubbio. Poi andiamo avanti, c'è alla chitarra Alessio Lorenzi. Bravo. E Ducis in fungo alle tastiere ancora, Antonino Salerno. Ma c'è anche una persona dietro le quinte, se non sbaglio. Lì c'è Gianni, il fonico. Dalle sue mani dipende. Mentre dall'altra parte di regia c'è Leo. Bravi, complimenti. Che ovviamente non si può inquadrare, ma un applauso anche a Leo. Bene, ovviamente Mango sarà con noi ancora domani e anche venerdì ecco, la giornata delle vostre lettere. Hanno inquadrato anche Leo. Perché ti è prontissimo. Fantastico. E quindi mi raccomando, ormai tempo forse per dei telegrammi, però mandatene, già sono arrivate tantissime lettere, continuate a scrivere. Io gli ho dato una sbirciata, guarda. Sono cattive, come tu le hai chiesto, sono arrivate cattive. Quindi mi raccomando, l'indirizzo come al solito, chiedetelo a me che glielo chiedo io, via Pasubio 11 00195. Roma, Italia Sera, ovviamente. Grazie ancora a Mango, un minuto di pubblicità.